Pietro. C'era un gruppo di giovanissimi e stavamo già facendo un percorso abbastanza di fede, con una lezione divina per i giovani, con un percorso di spiritualità, con un percorso di fede. Un giorno un ragazzo, originario di un'altra parrocchia, ma che adesso abita, vive e quindi è parte integrante di questa comunità, mi ha dato la sua disponibilità per fare qualcosa. E ho detto, pensiamoci insieme, vediamo che cosa fare. E mi ha dato questa idea di intrecciare appunto la fede che già i ragazzi hanno, grazie al battesimo e grazie a quello che già proponeva la parrocchia, intrecciarlo con il mondo del cinema. Conoscere che dietro al cinema, dietro a questa parola, c'è veramente un mondo. Questo aiutate i ragazzi a essere chiesa, comunità di persone che cercano di vivere insieme, che cercano di soprattutto di condividere l'ideale che è quello dell'umanità. Noi per conoscere Dio, per conoscere Gesù, abbiamo bisogno soprattutto dell'umanità. E questo gruppo, incamminato sul mondo del cinema, ha messo le sue basi, ha messo le radici proprio nell'umanità, l'umanità di questi ragazzi, persone diverse, ma unite da questo gruppo, unite da questo stare insieme. Questo gruppo ha cercato di non solo di essere originali, ma di togliere fuori l'originalità che ciascuno di noi ha, perché quello che ogni ragazzo ha è un dono di Dio. Sono quei famosi talenti che Dio ha dato, che non bisogna tenerli nascosti, ma che per non tenerli nascosti bisogna conoscerli, bisogna tirarli fuori. E questo progetto di cinema e fede, dopo una prima parte teorica, ha tirato fuori proprio questo. Già l'anno scorso abbiamo visto che questi ragazzi di un piccolo paese, di una piccola parrocchia, qual è quella di Feroleta e Plaesano, sono stati registi, attori, giacchisti e quant'altro serve nel mondo del cinema. Un salto di qualità perché ormai il gruppo si era formato, ormai il gruppo aveva messo radici dentro il mondo della chiesa, dentro il mondo della vita parrocchiale. Allora abbiamo vissuto tante iniziative. Sono ragazzi che fanno parte del gruppo giovanissimi e fanno parte anche del gruppo degli animatori. Quindi mettiamo in moto tutto il paese per i ragazzi all'interno dell'oratorio. E allora abbiamo vissuto tante piccole feste, dal carnevale, che è il giorno prima del giorno delle ceneri, o la festa della Candelora, o la festa di San Biagio, e sempre aiutati da questo gruppo giovanissimo, da questo gruppo degli animatori e da questo mondo del cinema, fatto però con una certa qualità, non una semplice foto col telefono, non un semplice video così en passant, ma veramente il cinema, un cinema che mostra, non mette in mostra, ma mostra quella che è l'attività della parrocchia. In modo particolare, oltre a tutte queste piccole e belle iniziative, quest'anno noi ci siamo concentrati sul mondo della Bibbia, il mondo della Bibbia che è il fondamento proprio della nostra fede. E noi partendo da lì abbiamo cercato di stringere sempre di più il cerchio per arrivare alla bellezza dei Vangeli. È la seconda parte della Bibbia, è il Nuovo Testamento. E nel Nuovo Testamento quello che a maggiore risalto sono i quattro Vangeli, questi quattro evangelisti che si sono messi a scrivere. E noi abbiamo fatto un percorso
prima spirituale, se la vita di Gesù Cristo è stata quella lì, perché questa diversità? E perché diventa sacra scrittura? Quindi è scritta da mano di uomo o da mano di Dio? E allora abbiamo approfondito anche il tema dell'ispirazione. Essere cristiano è bello, ma è difficile. Perché se uno vuole essere veramente coerente insieme agli altri e con gli altri, anche in se stesso, beh, tante cose la deve mettere un po' da parte e superare. Però ricorre sempre con la domanda di Sant'Agostino, ma se questo è quello che ci è riuscito, perché non potrei farlo anch'io? Potenzialmente tutti possiamo essere non san viaggi ripetuti, ma per il nostro tempo santi che le realtà richiedono. Io questo l'auguro alla parrocchia, guidata dal parroco, e avendo saputo di queste belle esperienze che state facendo con i giovani, voglio il cielo che si capisca come si può avvicinare la fede anche camminando al confronto culturale, che nel nostro tempo per i social è fondamentale. Accompagnati anche dal messaggio amorevole del Vescovo che ci incentivava ad andare oltre, a scovare nuovi lidi senza paura, siamo andati oltre. Abbiamo sviscerato tutti i passi del Vangelo nei quali gli evangelisti appunto avevano trattato la tematica della crocifissione. Non è bastato fare questo, perché una volta scelto il percorso abbiamo deciso di vedere come i grandi registi della storia avevano affrontato la tematica della crocifissione. Da qui è partita quindi la visione di film, i migliori film, i più grandi film della storia del cinema, che avevano trattato quindi la crocifissione di Gesù. Quindi da Gesù di Nazareth, un Gesù ordinario, gentile e fragile di Franco Zeffirelli, a quello dolce, sorridente, capace di Pierpaolo Pasolini, o a quello più crudo e ricco di realismo di Mel Gibson in La Passione di Cristo. I ragazzi hanno affrontato la visione di questi film in modo sempre serio e in modo soprattutto critico, analizzando passo passo quello che vedevano con quello che avevano studiato sui Vangeli. Accompagnati sempre in modo attento, sono riusciti a trarre delle loro conclusioni, riuscendo a mettere insieme una loro storia, capendo che comunque quello che avevano visto era soltanto l'illusione della verità, era soltanto un'interpretazione del passato che non avrebbero mai potuto considerare come veramente successo, così come accade per la visione di molti altri film e per qualunque altra ricostruzione storiografica. Abbiamo deciso di metterci in gioco e crescere ancora di più insieme all'interno di quello che era un progetto ancora più ambizioso, un cortometraggio parlato questa volta con i dialoghi. Abbiamo ripreso, tornando indietro, quelli che erano i presupposti necessari per poter partire, per poter gettare le basi per la realizzazione di un cortometraggio o di un lavoro che avesse dei dialoghi. Quindi abbiamo ripreso quelli che erano i concetti della sceneggiatura e abbiamo approfondito ulteriormente il viaggio dell'eroe. Thank you.
hanno capito che ogni storia può essere interpretata come un viaggio compiuto dal protagonista della storia, e nella maggior parte dei casi il viaggio, oltre ad essere un viaggio interiore, nel proprio io è anche un viaggio fisico, un percorso che ci porta a cambiare, a tornare diversi. Non ci conosciamo e tantomeno riesco a vederti, ma so chi sei. Non chiedermi perché, ma lo so. Il bello è che non sono né impaurito né stupito. E allora, ragazzi, scrivendo appunto tutta la sceneggiatura, hanno immaginato nella loro testa di giovani cattolici, di giovani cristiani, un incontro fra i due pilastri della Chiesa, Pietro e Paolo. Pietro e Paolo, che così diversi, si sono interrogati: come facciamo a trasmettere? Come facciamo a dire al mondo che quello che noi stiamo predicando è vero? Dentro questa locanda, dentro questo luogo speciale, la locanda dove ci si incontra, dove c'è la possibilità, attorno ad un tavolo, di conoscersi meglio. Sono arrivati questi ospiti speciali. Tacchi in campo. Letto. 5-1/3. Hanno immaginato un loro percorso, un loro mondo all'interno del quale hanno inserito i loro eroi, quindi Pietro, Paolo e gli evangelisti. E noi li abbiamo assecondati, li abbiamo seguiti, li abbiamo accompagnati in totale libertà, accettando quello che era il loro cammino, quelle che erano le loro scelte, in modo del tutto inclusivo e non giudicante. 5-2/3. La scelta di approfondire i Vangeli è risultata subito interessante, andava a evidenziare la volontà da parte dei ragazzi di capire chi aveva scritto i Vangeli, come li aveva scritti e da dove provenivano coloro i quali avevano scritto i Vangeli. Abbiamo individuato subito, accompagnati dalla sapiente guida di Don Antonio, le figure dei quattro evangelisti e li abbiamo analizzati, i ragazzi li hanno analizzati passo dopo passo, studiando la vita di questi uomini semplici e la provenienza. Non solo, capire non solo da dove provenivano, ma da quale tempo provenivano, da quale regione provenivano, il fatto che non erano insieme, che non erano vicini, che parlavano lingue diverse, che dovevano trasmettere il significato, il percorso della vita di Gesù a popolazioni differenti. Anche se frequenti la Chiesa da una vita, non è detto che tu sei così sicura di sapere tutto sui Vangeli. Di sapere che dei quattro evangelisti due hanno seguito Gesù, due invece non l'hanno forse mai visto, forse mai conosciuto. E allora abbiamo tanto da imparare da questi ragazzi. Hanno sempre fatto squadra, soprattutto nel momento in cui si dovevano decidere i ruoli, quindi chi faceva parte della troupe, chi faceva parte del cast, e in maniera del tutto naturale si sono dati i compiti e hanno girato, hanno vissuto i giorni sul set in maniera tranquilla, in maniera molto educata, nel rispetto delle regole, nel rispetto dei silenzi che servivano, e nel divertimento anche che serviva, come in ogni cosa.
il progetto che noi stiamo mandando avanti, che la parrocchia sta mandando avanti grazie a questo cortometraggio, è quello di stimolare in tutti quanti, in tutti quelli che guardano, stimolare il desiderio di approfondire. In maniera appassionata abbiamo insegnato loro a ragionare, sviluppando le loro idee, sviluppando uno spirito critico e certamente rompendo quelli che sono i canoni della lezione frontale, invogliandoli al confronto, alla totale assenza di timore nell'espressione delle proprie idee, delle proprie opinioni. Abbiamo sviluppato in loro la curiosità. Rendiamo grazie al Signore perché grazie a questo progetto di Cinema e Fede abbiamo conosciuto di più l'umanità di questi ragazzi, abbiamo dato valore all'umanità di questi ragazzi e possiamo crescere sempre di più. Tutto questo studio, questo approfondimento sui Vangeli, sugli evangelisti, la visione dei film, i dialoghi, le scenografie, li ha portati a sviluppare una grande motivazione. Un progetto serio, un progetto molto bello, un progetto interessante che continuerà nel tempo, perché se il mondo del cinema è un mondo vasto, immaginiamo il mondo della fede, e se lo mettiamo insieme possiamo veramente valorizzare l'umanità e valorizzare i talenti che questi ragazzi hanno. La fede da un lato e il cinema dall'altro lato sono la strada giusta da perseguire per la crescita dei giovani, per la crescita dei giovanissimi, ed è per questo motivo ed è per questa voglia che abbiamo di continuare in futuro che continueranno a renderci fieri e a renderci orgogliosi. Dobbiamo ringraziare questi giovani che con la loro semplicità, con la loro trasparenza, con la loro sana inventiva ci hanno aiutati, ci stanno aiutando a conoscere i Vangeli. Letto. 7-2 bis prima. Azione. Ma come vai? Come vai?